grazie a voi di aver accettato l'invito alla presentazione del libro. E non so se c'è collegato Eccomi, già. eccomi, eccomi. Abbiamo avuto alcuni istanti per organizzare la diretta Facebook. Io sono Roberto Musacchio. In questo momento, se mi viene consentito, rappresento sia Transform, che ci ospita per questa diretta, che Left, a cui partecipo spesso, come altri che sono adesso più presenti qua per questa presentazione, e che è la rivista settimanale, l'unico a sinistra, che questa settimana, anzi dalla scorsa settimana, ha con sé allegato un libro che andiamo a presentare e che ha un titolo indicativo, Il prezzo della libertà, ed è dedicato a Rosa Luxemburg. Con noi ci sono Roberto Morea, che è il direttore di Transform Italia e che è autore della introduzione al libro stesso. Ci sono Giovanni Russo Spena, che non ha bisogno di presentazioni, così come anche Noemi Ghetti, che collabora con l'EFTE, ma è una docente universitaria. Il libro è edito in collaborazione con la Rosa Luxemburg Fondazione, lo dico in italiano e non in tedesco perché sono in impappino, e che appunto ha concesso all'EFTE e ha favorito la pubblicazione di un testo di cui è autore il direttore scientifico della Fondazione Rosa Luxemburg, che si chiama Jorn Schüntrumpf, anche qui nome complicatissimo. Il libro è molto agile ed è molto bello. Io ne consiglio vivamente la lettura, non solo per chi è innamorato, come siamo in tanti, della Rosa Luxemburg, ma proprio perché questo libro ce lo rende molto da dentro, chi come una fondazione che ha il nome di Rosa Luxemburg, può appunto dedicare un libro a lei nel suo anniversario. Doveva essere con noi anche una rappresentante della fondazione, Alexandra Spett, che però purtroppo non ha potuto esserci, anche per ragioni di lingua, insomma, era complicato organizzare una traduzione dal tedesco all'italiano. Però ci ha mandato un breve messaggio, ricordandoci che la Rosa Luxemburg è un'organizzazione internazionale di studio senza scopo di lucro, per la formazione politica, che a livello agisce a livello internazionale e che è vicina al partito della Linke, che lavora questa fondazione nel contesto della crescente e molteplice crisi dell'attuale sistema politico ed economico, che collabora con altre organizzazioni internazionali progressiste di tutto il mondo e che lavora per la partecipazione democratica e sociale, per l'empowerment dei gruppi svantaggiati e per uno sviluppo economico e sociale alternativo, per un mondo più giusto basato su solidarietà e internazionalismo. E proprio per questo sono stati lieti, in qualità di ufficio di Bruxelles, di aver aiutato anche tramite finanziamenti del Ministero degli Esteri tedesco alla realizzazione di questo libro. La Rosa Luxemburg ha sedi un po' in tutto il mondo, è un'organizzazione di grandissimo rilievo, di grandissima importanza sul piano della ricerca teorica. Questo libro che ci accingiamo a presentare è molto interessante, dicevo, perché ci racconta un po' la vita di Rosa Luxemburg con una premessa, che sono pochi i personaggi, anche della sinistra, che possono vantare una fama del tutto positiva. Ne cito tre, l'autore nell'introduzione: uno è il nostro Antonio Gramsci, l'altro Ernesto Che Guevara e la terza è Rosa Luxemburg. Dice anche, forse perché poi non sono stati nelle condizioni effettivamente di esercitare il potere, di comandare, dice, beh, insomma, Che Guevara qualche cosa ha fatto dopo la rivoluzione cubana, che non era poco, insomma, come partecipazione anche alla vita attiva di Cuba, ma sicuramente in loro c'è questa capacità di considerare la rivoluzione come un elemento di trasformazione reale della società, che li porta ad essere, diciamo, mai prigionieri di uno schematismo e di quelli che sono i problemi drammatici che la sinistra ha affrontato in questo secolo. Infatti, per introdurre brevemente, poi dare la parola a Roberto, il libro individua anche dei punti di estrema attualità per quanto riguarda, diciamo, il valore di Rosa Luxemburg, che sono il fatto che lei affronta nel contesto storico in cui stava anche elementi come il nazionalismo,
forte, siamo negli anni prima della prima guerra mondiale, il cedimento dei partiti socialisti al nazionalismo e alla guerra, la famosa storia dei crediti di guerra che noi tutti ricordiamo, e il fatto che questo corrispondeva anche a un venir meno, lei dice molto molto forte, insomma, della volontà, ad esempio della socialdemocrazia tedesca, di essere una reale alternativa sociale al capitalismo, mentre l'altra società che andava costruendo l'allora SPD era tutta interna al parlamentarismo, fino al punto di accedere dentro il Parlamento al voto dei crediti di guerra. Ma d'altra parte questo libro è radicalmente critico dello stalinismo e anche dei prodromi dello stalinismo, cioè un'incapacità di concepire la rivoluzione e ciò che veniva dopo la rivoluzione come trasformazione sociale e come partecipazione delle masse a questa trasformazione sociale, che richiedeva precisamente una democrazia integrale, quello che lei chiama il prezzo della libertà. Dentro questo libro viene riportato come titolo. Rosa Luxemburg attraversa varie situazioni, dalla sua Polonia ai colloqui con Lenin in Finlandia, alla Germania, sta dentro l'SPD fino a quando è possibile, partecipa poi alla costruzione del Partito Comunista Tedesco, viene uccisa precisamente dai socialdemocratici. Ma questi suoi valori di fondo, appunto, di un'idea di trasformazione profondamente segnata da una volontà di liberazione, si confrontano in una fase storica che in qualche modo possiamo trovare attualmente particolarmente interessante per quello che noi stiamo vivendo. Ci ho detto che sono i temi che propongo, ma che naturalmente poi lasciano totalmente liberi i nostri presentatori di spaziare rispetto alle loro volontà. Cedo la parola a Roberto Morea, che autorevolmente è stato l'introduttore di questo libro. Grazie, grazie Roberto Musacchio, così per darci un po' di differenza. No, hai detto già quasi, diciamo, tutti i nodi che anch'io ho cercato di affrontare nell'introduzione, e credo che la spinta, diciamo, a promuovere questa iniziativa è venuta principalmente da un fatto. Mesi fa il Parlamento europeo ha equiparato la vicenda del comunismo a quella del nazismo. Ecco, noi come Transform ci siamo subito indignati e organizzati per una controffensiva culturale necessaria a questa narrazione. Credo che questo sia un elemento dirimente per la coscienza di chi, come noi, diciamo, da questa parte dell'Europa ha vissuto il comunismo, il movimento comunista come movimento di liberazione, e credo che sia, come dire, il primo punto da mettere nella definizione di Rosa è proprio questo, che il comunismo non è stato quello realizzato quell'area del mondo che appunto veniva definita come il paese del socialismo realizzato, ma al contrario ha finito per quell'esperienza per essere l'ostacolo all'espansione di quel movimento comunista. Non è un caso che proprio in quei paesi che hanno vissuto l'esperienza del muro e dei blocchi contrapposti siano oggi desertificati, diciamo, dalla coscienza delle classi, da un'idea di uscita dal modello capitalista e da sinistra. Questa è una cosa che mi ha subito, come dire,
animato nel cercare invece di raccontare un'altra verità, cioè la verità che il movimento comunista ha, diciamo, oltre alle sue radici marxiste, per noi assolutamente gramsciane e quant'altro, ha proprio questo senso di cammino, di percorso umano e politico che ha, raccoglie una molteplicità di esperienze, una molteplicità di punti di vista. E questa similitudine, questo voler far diventare una cosa insieme all'altra, mettendo insieme appunto il comunismo come l'unica esperienza, quella sovietica, è secondo me la battaglia politica che noi dobbiamo combattere. Cioè, Rosa ci dice appunto che quel modello, quella realizzazione è uno dei percorsi che il movimento comunista ha preso e forse neanche il più azzeccato, se vogliamo dire. E credo che questo è stato il primo, diciamo, elemento che ho voluto inquadrare, diciamo, nella mia presentazione del lavoro di Rosa. È evidente che molte similitudini a situazioni che ancora oggi viviamo in Europa, come dire, rimangono lì, sono nodi irrisolti che già all'inizio proprio della costruzione del movimento internazionale sembrano ancora irrisolti, no? Cioè la creazione di una coscienza di classe che superi i confini nazionali, che diventi una forza europea capace di prospettare una società e quindi anche di attrezzarsi a uno scontro di classe contro il capitalismo contemporaneo, è ancora del tutto evidente e irrisolto anche nei giorni nostri. Oggi viviamo appunto questa crisi del Covid, vediamo che c'è una mancanza di reazione, di solidarietà anche della stessa sinistra a livello europeo, di risposta comune e immediata nella difesa dei lavoratori, ma anche nella difesa delle persone. E questa è una cosa che credo che è una cosa che su cui rimane, insomma, un nodo che anche Rosa ha affrontato e che è ancora oggi sul tavolo. La cosa che penso ci accomuni, nel senso, come italiani, è la capacità di analisi della società, quindi basare la propria costruzione analitica nel rapporto con la società e con i movimenti reali è sicuramente, diciamo, aiutata per noi dalla capacità di avere in Gramsci un punto di vista che allo stesso modo guardava alla società come il terreno, diciamo, da cui far nascere l'iniziativa politica. Ultima cosa che mi viene da segnalare, poi lascio la parola agli altri, magari sentiamo anche un po' di voci. Io penso che la battaglia culturale, diciamo, che come comunisti, io mi definisco tale, siamo chiamati in questi tempi, è essenzialmente una battaglia che vede nella figura di Rosa Luxemburg il seme su cui poi si è costruita tutta la nostra coscienza. E questo per me è stato una grande ispirazione e un grande fronte di confronto avere in Rosa Luxemburg un punto di riferimento. Grazie Roberto Morea, direttore di Transform Italia, e partecipa al network Transform Europe, che riunisce le fondazioni come la stessa Rosa Luxemburg, che operano culturalmente a livello europeo, non solo europeo. Ora io darei la parola a Giovanni Russo Spena, che è anche collaboratore di Left,
che diciamo così è un giovane lussemburghiano, se posso permettermi questa definizione, cioè, nel senso che mi pare che la storia militante di Russo Spena abbia molto a che vedere con l'impostazione culturale di Rosa Luxemburgo. Ma di te, se ti attribuisco diciamo una militanza diversa da quella che è stata la tua. Aprire il microfono. Domani devi aprire il microfono. Devi riuscire a premere un pulsante, vediamo se ci riesce Roberto a aiutarti. Aspetta, non trovi il microfono? No, non riesci te, Roberto? Io vedo il segno del microfono spento. Sì, il microfono spento, in basso sì. A sinistra c'è il segno del microfono spento. Sì, è spento il tuo microfono, Giovanni. O trovi il modo di accendere? È proprio spento, si vede. Se lo clicchiamo noi? Eccolo, vai. Adesso dovresti andare. C'è una, mi fa rossa la connessione, un difetto di connessione, perché c'è poco campo qui. Comunque vi ringrazio. Buonasera a tutte e tutti. Mi sentite ora? Sì. Ringrazio Transform e Roberto Morea che ha introdotto appunto il testo. Ringrazio Left, ringrazio la Fondazione Rosa Luxemburg per questo libro bello, bello, e per noi che siamo appunto, come diceva Roberto Musacchio poco fa, siamo innamorati di Rosa. Anzi, io dico sempre, come racconto spesso come aneddoto, che nel 68 mi consideravano un po' un tipo strano all'università, nel Movimento 68, perché io ero uno dei pochissimi, se non il solo, a Napoli che mi autodefinivo lussemburghiano. Dicevano, questa è un po' matta, questa è un po' strano. Comunque, perché siamo lussemburghiani? Grande donna, Rosa, che odiava la meschinità ed il compromesso, e credo che questo la accomuni molto anche a Gramsci e a Che Guevara, cioè anche una morte importante. Stavo per dire grande marxista, ma si sarebbe offeso Rosa. Rosa si offendeva quando la si chiamava marxista. Lei diceva, io non sono marxista perché amo Marx. Famoso nella famosa critica al programma di Gotha, che è l'ultimo testo di Marx, il testo sulla transizione dalla società socialista alla società comunista, che poi non potete approfondire, appunto lì vi è un punto fondamentale, e lì Rosa appunto dice, no, io non sono marxista perché il marxismo è diventato una dottrina, e perché io amo invece Marx, amo Marx e amo Engels, e quindi non sono marxista. 48 anni, Rosa vissuta nei partiti socialisti in Germania, in Polonia, con esperienze importanti, spesso dal basso, nell'Internazionale operaia, nei movimenti rivoluzionari sia del 1905 sia del 18-19, e culminate appunto nella fondazione del Partito Comunista Tedesco, che è poco conosciuto nella sua storia, ma che ha avuto, che è stata un'esperienza importante. E poi la morte, appunto, come dicevo prima, una morte eroica in combattimento nel corso di una rivoluzione a Berlino che nasceva già segnata da un destino di sconfitto. E Rosa sapeva benissimo, lo aveva scritto, che era destinata appunto alla sconfitta. Eppure Rosa sembra oggi ai margini, no? Del dibattito italiano soprattutto. Ma non fu affatto sempre ai margini. In verità noi come Fondazione Comunista abbiamo l'anno scorso fatto anche una tessera, mi ha fatto molto piacere, intestata a Rosa Luxemburg, ma insomma è un po' ai margini del dibattito politico italiano a sinistra e anche nella nuova sinistra. Ma non fu affatto sempre ai margini, eh? Perché Lenin, che pure ebbe con Rosa, poi approfondiremo se necessario, dei conflitti storico-politici proprio molto rilevanti, pensiamo al conflitto appunto sul nazionalismo che ricordava
Musacchio prima, e non solo. Lenin, in un famoso passo, dice: Rosa sbaglia, Rosa sbaglia, Rosa sbaglia tre volte, ma Rosa è un'aquila. Appunto, Rosa è un'aquila. Lukács ne valorizzò i meriti anche teorici. In alcuni passaggi del libro più importante, più significativo, Storia e coscienza di classe, Brecht, sappiamo, le dedicò dei versi bellissimi. Ecco, allora perché, seconda domanda che faccio, appunto Roberto, che Roberto Morea anche ci sollecitava, perché allora l'oblio precoce? Beh, le ragioni furono molte. Ci fu innanzitutto, questa credo sia la ragione principale, dopo la morte di Lenin vi fu la condanna staliniana, che bollava le idee, utilizzando tra l'altro la Luxemburg in una lotta interna tremenda, feroce, dentro il partito, utilizzando appunto il termine luxemburghismo, assimilandolo a spontaneismo, determinismo, economicismo, insomma veniva usato il termine luxemburghismo nelle lotte interne al partito, così come veniva usato il trotskismo dall'altra parte, cioè erano i due ismo rispetto ai quali appunto si qualificava lo stalinismo, e si qualificava in maniera, devo dire, atroce, in maniera feroce, come poi sappiamo anche dai processi. Poi dagli anni, come sappiamo, dagli anni 30 in poi, il marxismo-leninismo fu la dottrina unica ed assoluta del movimento comunista, quindi relegando tutti gli ismi, relegando tutte le ricerche, tutte le idee a pericolose eresie. Quindi la Luxemburg fu considerata in tutti questi anni, questi decenni, un'eresia. E quindi gli scritti di Rosa furono sconosciuti per decenni, alcuni anche fino a pochissimi anni fa, anzi è merito della Fondazione Luxemburg di averceli fatti conoscere. Perché, seconda ragione del suo obiettivo? Perché Rosa Luxemburg fu sempre irriducibile agli schemi canonici, come dire, compresi gli schemi su cui si è modellato il movimento operaio. In questo senso, diciamo, era un'eretica, anzi era, preferisco dire, un'eterodossa, più che un'eretica. E questo lo si nota perfino, lasciatemelo dire così, questo lo si nota perfino nell'atto più alto, per come viene ricordato storicamente, quello della morte. Un sacrificio straordinario, un sacrificio che cozzava contro il realismo politico, perché Rosa sapeva benissimo che era un errore quella rivoluzione spartachista e sapeva benissimo che andava a morte, ma cozzava contro il realismo politico della salvaguardia di sé a cui sono tenuti i dirigenti rivoluzionari comunisti secondo i canoni classici. Il dirigente rivoluzionario comunista in quegli anni, ma anche successivamente, devo dire, fino forse a Berlinguer, ma insomma era sempre considerato il compagno che, in quanto doveva guidare gli altri, doveva essere sempre particolarmente salvaguardato. E il mettere in discussione, se pensate, adesso non ho il tempo di fare citazioni, e se metteva in discussione la propria vita, anche se per la causa, tutto sommato si era sottratto al dovere di guidare le masse. Anche in questo Rosa era eterodossa, cioè non la pensava così, non volle lei e gli altri dirigenti spartachisti principali, non volle salvarsi, pur avendo compreso lucidamente l'imminente esito catastrofico della rivoluzione tedesca del 1919. E non fuggirono lei, Leo, marito, non fuggirono, rimasero a Berlino, dove appunto la SPD al potere incoraggiava apertamente la repressione più sanguinosa e l'assassinio dei comunisti, come ci ricordava Musacchio prima. E così, in un giorno di gennaio, un soldato la colpì con il calcio del fucile e gettò il suo corpo nel canale di Berlino. Non fu romanticismo rivoluzionario, ecco, questo è il terzo punto che volevo sottolineare, ma non fu romanticismo rivoluzionario. Come e la stessa lucidamente scrisse qualche giorno prima,
sapendo di andare a morte, disse che si apprestava alla scelta più coerente con i valori che aveva sempre perseguito, cioè il rapporto strettissimo, intimo, che per Rosa era un assioma, fra etica e politica, fra analisi e azione, fra movimento e scopo finale. Lo chiama proprio così, scopo finale. Laddove, appunto continuava, laddove stanno le masse, anche nei momenti di tragedia e di errore deve stare il dirigente comunista. E Rosa sintetizzava così, appunto, il riforme sociale o rivoluzione, tipo forse più bello, insomma, più importante, il senso della sua battaglia, che si impernia sempre, da un lato, su una rigorosa dimensione di recupero della teoria. Il marxismo di Marx, appunto, che Rosa individua sempre nel suo metodo dialettico, antidogmatico, come strumento essenziale, perciò citavo critica al programma di Gotha, di Marx come strumento essenziale di lettura delle contraddizioni reali, ma anche come condanna definitiva della irrazionalità del modo di produzione capitalistico, che è un punto che Rosa tratta profondamente, cioè la irrazionalità del modo di produzione capitalistico e quindi la necessità di liberarsi dal modo di produzione capitalistico per costruire la società socialista e poi la pace di transizione delle libertà verso il comunismo, e sull'assunzione dall'altro lato del moderno movimento di massa come protagonista della trasformazione sociale e politica. E lei vi fu celeberrima l'assunzione piena, quindi dell'alternativa che aveva ispirato tutta la sua vita e il lavoro, cioè socialismo o barbarie. Questo intendeva appunto per socialismo o barbarie, riprendendo da testi precedenti. E con la carneficina poi della Prima Guerra Mondiale e con il tradimento feroce, questo fu anche sul lato umano un dolore per Rosa, tradimento della socialdemocrazia, cioè il voto ai crediti di guerra del 4 agosto, se non ricordo male, sì, del 4 agosto del 1914, con lo scoppio di una rivoluzione immatura e isolata nella Germania appunto post-Guglielmina, aveva prevalso appunto la barbarie. Lo sviluppo del proletariato, cito alcune sue parole che mi sembrano importanti. Lo sviluppo storico del proletariato fino alla vittoria finale non è effettivamente una cosa così semplice, dice Rosa nel punto in cui parla del socialismo barbare. Tutta l'originalità di questo movimento consiste nel fatto che per la prima volta nella storia le masse popolari devono realizzare la loro volontà da se stesse e contro tutte le classi dominanti, ma, sottolinea, deve risultare decisivo il protagonismo della trasformazione sociale e politica. Qui vi è l'altro tratto fondamentale appunto di Rosa, no? Dalla descrizione dello sciopero di massa, che l'assimila molto ad alcuni testi di Bakunin in questa fase, no? Dallo sciopero alla rivoluzione, quindi in qualche modo la forte anarchia comunista, come potremmo chiamarla, la forte anarchia comunista che in qualche modo l'assimila a Bakunin su questa concezione. Quindi Rosa fu una marxista originale che rispetto al tradimento socialdemocratico, insomma, non si limita al ripristino dell'ortodossia, no? Contro il tradimento, ripristino dell'ortodossia, no. Sviluppava anche e soprattutto delle intuizioni, e questo è il quarto punto, poi arrivo al quinto e finisco, le intuizioni che a me sembrano, insomma, nella nostra cultura di sinistra anticapitalista contemporanea, sembrano in qualche modo profetiche. C'è un vero spartiacque, insomma, nella storia del movimento operaio. Beh, innanzitutto, in uno dei testi più discussi, magari non completamente pensati, scritto molto di getto in una prima fase, che fu appunto l'accumulazione del capitale, che però le fa scorgere per primo, in accumulazione del capitale,
molto anche criticato da una tradizione terza internazionalista che vedeva nello sviluppo delle forze produttive in qualche modo il fondamento della costruzione della società socialista. Beh, invece, e questo a me da vecchio ambientalista, credo che Musacchio, tra l'altro, che è ancora più ambientalista di me, ne sia felice, in accumulazione del capitale c'è per prima Rosa scorge la nozione di limite dello sviluppo. In accumulazione del capitale c'è limite dello sviluppo. Questo non è nella tradizione del movimento comunista. C'è l'idea, alla fin fine, che il modo di produzione capitalistico, che tende per sua natura ad un'espansione illimitata, non può in realtà informare di sé l'intero pianeta. Lo stesso imperialismo è dentro una concezione forte di Rosa. L'imperialismo, una forma di terzomondismo che anch'esso, salvo che in qualche tratto in Lenin, non era nella tradizione comunista. E prima dello stesso Lenin, anzi, prima lo citavo, ma prima dello stesso Lenin, Rosa colloca il baricentro della rivoluzione mondiale ad est, visto come l'anello debole appunto della modernità, e aveva ragione. E per prima, soprattutto, questo è un altro aspetto che per me è stato importantissimo, appunto nel mio studio, nella mia lettura di Rosa, per prima coglie il ruolo sia ideologico che economico del militarismo. Insomma, il 14, il tradimento dei crediti di guerra, viene assunto da Rosa, e non c'è nella tradizione comunista questo in maniera così forte. Quindi sto parlando un po' delle profezie di Rosa, me ne scuso. Vi è il militarismo e della crescita impetuosa appunto del militarismo, e quindi Rosa attribuisce, e mi piace moltissimo, alla battaglia per la pace un ruolo, come dice in un suo testo, logicamente rivoluzionario. Logicamente rivoluzionario, anche questo è molto eterodosso, la versione comunista. Così come, esaurita ad un certo livello degli antagonismi di classe, qui vi è una grande discussione, ma non la faccio, che si potrebbe fare, qui si può essere meno d'accordo, ma dice Rosa, anche questo è un punto molto eterodosso, a un certo punto, a un certo livello dello scontro, capitale-lavoro, si esaurisce nel livello degli antagonismi di classe quella che chiama la funzione progressiva della borghesia e delle borghesie nazionali in specie. E quindi la lotta per la democrazia, della lotta per la democrazia deve farsi carico per salvaguardare i livelli di libertà essenzialmente quel soggetto, quei soggetti che sono portatori delle istanze delle classi subalterne. Ovviamente voi capite questo quanto sia lontano, insomma, dalla tradizione comunista, che pure ha avuto varie fasi, quei fronti, il rapporto con le borghesie nazionali, il rapporto con le borghesie proletariate. Rosa su questo ha, come dire, aveva forme di estremismo, qualcuno le ha chiamate di massimalismo, comunque per lei la borghesia era dall'altra parte, non sosteneva i livelli di democrazia. L'ultimo punto, e chiudo, Lelio Basso, che è stato lo studioso forse più importante di Rosa in Italia, usa per Rosa la categoria di totalità come centrale per capire Rosa, perché la sua figura, dice Lelio Basso, non è riducibile a specificità e parzialità. Qui anche con quelli che possono apparire degli errori, Lelio Basso lo sottolinea, i nazionalismi. E Rosa, tutta la discussione sulla Polonia con Lenin e non solo, ma comprendeva nel no ai nazionalismi le lotte per l'autodeterminazione nazionale, quelli che chiamava i particolarismi, lei chiamava particolarismi la battaglia per il riscatto ebraico. Perfino il nascente femminismo non fu, nonostante i testi insieme a Clara Zetti, che è una grande amicizia con Clara, non amò in qualche modo questo aspetto che invece poi Clara Zetkin approfondì del femminismo. Fu una combattente politica tout court, e insieme forgiò
tentava di forgiare, pensava che si dovessero forgiare donne nuove, uomini nuovi, assegnando alla rivoluzione un forte ruolo pedagogico, un forte ruolo educativo e progettuale. E lei infatti non era facile, non fu facile distinguere il pubblico dal privato. Il pubblico dal privato era estremamente connesso, diciamo, nella sua personalità. Ebbe curiosità umana e culturale molto forte, non era una dogmatica né una studiosa, per quanto rigorosissima nei suoi studi e nei suoi scritti, ottima scrittrice. Ebbe una grande libertà sentimentale, anche sessuale, amava moltissimo la vita, insieme ad un rigore quasi assoluto, appunto, e ad un'autorevolezza negli studi. Amò molto Goethe, come sappiamo, amò Chopin, amò i suoi viaggi in Italia, e con lo stesso spirito con cui, spirito appassionato, con cui lavorò ai testi marchesiani e all'analisi quotidiana della società, si applicò anche, come dire, si applicò anche in qualche modo alle bellezze della vita, dei viaggi, alle dolcezze, all'amore degli animali. Famoso il passo a Cincialegra nel carcere in cui era rinchiuso. Ebbe compagni di vita, ma rifiutò sempre il confinamento in quello che chiamava la gabbia di una vita familiare che era incompatibile con le sue scelte militanti rivoluzionarie. E non cessò mai quindi di studiare, di agire, di ricercare, di interrogarsi, da riflettere. E finisco appunto dicendo che mi consideravano un po' così, quel matto che ama Rosa. Mi è successo nel 72, durante un'assemblea dell'Università di Napoli, proprio di ricordare, lo ricordavo appunto prendendo appunti poco fa, prima di questa trasmissione, e ricordai in un'assemblea comizia appunto una sua frase: c'è molto da fare e quindi c'è molto da studiare. E che io credo che forse anche questo fa parte degli insegnamenti a noi della contemporaneità di Rosa. Grazie, grazie Giovanni, molto prezioso. Prima con Noemi Ghetti, a cui do subito la parola, parlavamo del fatto che lei si è accostata a Rosa Luxemburg dal versante di Gramsci, e io penso che sia un rapporto particolarmente significativo. Come dicevo prima, nell'incipit del libro possiamo dire due sconfitti ma non vinti, due pessimisti della ragione ma molto ottimisti della volontà. Però è una mia idea, ti lascio la parola. Grazie. Mi sentite? Si sente? Sì, mi sentite? Sì. Grazie Alberto. Vabbè, ringraziamenti a Left per aver fatto questo libro, che comunque, e per avermi anche chiamato, ma per questo libro che comunque è ottimo, diciamo, e anche con un respiro, lo dico subito, diciamo, perché quando i libri europei fuori dall'Italia che parlano di argomenti di storia del comunismo e del socialismo si riconoscono subito, hanno un respiro diverso, c'è una storia diversa, noi abbiamo una storia diversa e questa cosa si sente nelle pagine. Questo libro ha un respiro, diciamo, che io riconosco e ho visto in altri testi, che sono, insomma, inglesi, che è molto interessante da questo punto di vista, anche questo è originale e interessante. Volevo anche a Roberto Morea, quell'affermazione che prima è stata ricordata di Roberto, che sono anche tre che non hanno mai avuto gestito il potere, diciamo, direttamente, potrebbe essere anche tranquillamente rovesciata, insomma, non l'hanno mai gestito perché con questo pensiero non lo potevano fare, li hanno fatti fuori prima. Cioè, non si poteva fare con quel pensiero che avevano loro, almeno non allora, quindi può essere anche capovolto il discorso. Non è che non si sono sporcati, che non hanno avuto modo di sporcarsi le mani con il potere, gestendo il potere, è il contrario, non hanno mai di fatto non hanno mai avuto accesso al potere perché non hanno voluto, in qualche modo, perché non hanno rifiutato sempre compromessi sistematicamente, e anche il fascino, se volete, di questi pensatori, i due pensatori, l'altro è un'immagine, insomma sono tre icone, e non è un caso che siano poi, pensavo, questi tre internazionalisti in fondo sopravvissuti, e di che tinta
guardate, stiamo studiando Rosa Luxemburg, ma Gramsci viene studiato in tutto il mondo, sopravvissuti per l'appunto al crollo del muro. Anche questa è una cosa interessante, perché evidentemente questa visione, che è l'opposto di quello che domina in questo momento e sta distruggendo il mondo, diciamo, i sovranismi, i nazionalismi, la loro visione è diversa e che quindi è sempre una visione in qualche modo di classe, inevitabilmente una visione, è un altro taglio orizzontale rispetto al verticalismo dei nazionalismi, favorisce, diciamo, una presa e anche una, anche in tessuti e in luoghi che prima, voglio dire, erano anche esclusi, se volete, dal gioco culturale. Gramsci viene letto in tutto il mondo. C'è la scuola Gramsci tra i curdi, una scuola intitolata a Gramsci, cioè si legge in Cina, si legge in Australia, si legge in Brasile da tanto tempo. Quindi questa cosa è interessante. Per tornare al nostro libretto, insomma, dopo i ringraziamenti, quindi a Roberto Morea, che ha fatto una bellissima introduzione, e a Left per aver fatto il libretto, io vorrei, mi giustifico se parlerò, anche perché molte cose le ha già dette Giovanni Stena, quindi è difficile per me anche a questo punto riprendere, se non per l'appunto dall'angolazione gramsciana. Sì, è giusto, anche l'onore è reso a Lelio Basso, perché Lelio Basso veramente dalla fine degli anni 60 è merito suo, se è stato anche tutto l'immenso patrimonio delle lettere diffuso, disperso, eccetera, lui è riuscito a coordinare, a produrre, a pubblicare libri che poi sono stati ristampati molte volte, e anche i saggi, la saggistica politica, quindi è un merito grande questa cosa di avere recuperato questa, che vorrei dire subito, insomma, ricordiamolo, perché qui ci sono tre maschi e io sono una femmina, che è una donna, e quindi è bello che ci siano tre uomini che parlano di lei. È una donna, sì, è una donna che, non mi ricordo se l'ha scritto Roberto questa cosa, o se è scritto, o se è nel testo stesso, e viene detto: rifiutò sempre qualsiasi privilegio che le venisse offerto, perché sapeva benissimo che questa cosa voleva dire, era una negazione dell'uguaglianza. Quindi questo potrebbe spiegare che non è un antifemminismo, vabbè, io non sono neanche mai stata femminista, insomma, però non è un pregiudizio nei confronti del femminismo, tant'è vero che la sua amica grande, voglio dire, una delle sue più grandi amiche è stata per l'appunto Clara Zetkin, e quindi la veterana del femminismo. Ma perché aveva ben chiaro, diciamo, che il taglio di sinistra da privilegiare era quello della lotta di classe, che nella lotta di classe maschi e femmine non potevano essere contrapposti, che era una cosa borghese, diciamo, quella di rivendicare il ruolo femminile in contrapposizione al maschilismo, al ruolo maschile. Ce l'avevano tutte queste, chiarissimo, anche la Kollontai, anche Inés Armand, io le sto studiando una a una adesso, anche molto sacrificate negli studi, devo dire che sto scoprendo convergenze tra di loro, tra queste donne, tutte quante hanno dovuto fare i conti con Lenin, quindi il discorso del luxemburghismo, che fu codificato se non sbaglio nel 1927, per cui da lì in poi era proprio un'accusa come essere trotschista praticamente, cioè voleva dire essere mandati a morte, però la lotta contro di Lenin, contro queste donne in varia misura, è stata dura sempre, e io ho rintracciato anche molte connessioni tra di loro. A questo punto è stata dura, è stata tosta, la Inés Armand viene liquidata perché era l'amante, quindi non bisogna entrare sotto le lenzuola, ma il problema non è questo. Inés Armand ha avuto un ruolo nella storia comunista, e questo è il punto centrale. Se ne è saputo meno è perché è stata censurata. Dalle cose che sono state ritrovate, era una politica di che tinta, ed è stata usatissima da Lenin anche al posto suo, mandata ai congressi, eccetera. Quindi ci occupiamo di Rosa Luxemburg, che è la più grande di tutte, e su questo non ci piove, perché è grande Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg è grandissima perché ha un'intelligenza straordinaria unita a un'umanità grandissima, grandissima proprio. Questa è una cosa, e questa emerge anche dal libricino. Gramsci fa i conti con lei fin dall'inizio.
diciamo, della sua attività politica ufficiale, nel senso che il 19, se non mi sbaglio, il 19 di gennaio del 1919 pubblica un articolo sull'Avanti sulla morte di Rosa Luxemburg. Ancora non c'è nemmeno l'ordine nuovo. Cominciava lì il biennio rosso, e dopodiché lo studio di Gramsci, diciamo, è continuato sia durante il biennio rosso, quindi il famoso saggio sull'accumulazione, sul capitalismo, insomma il suo saggio. Ricordiamo che Rosa Luxemburg aveva studiato a Zurigo, ecco il libro lo racconta, studiato a Zurigo, era esule, era di una famiglia ebraica anche benestante, anche riconosciuta, che godeva di Varsavia, quindi la parte della Polonia, la Polonia era divisa ed era la parte della Polonia quella che stava sotto l'impero dello zar, insomma era zarista, la parte zarista. Lei aveva studiato a Zurigo, sì, e si era iscritta a botanica perché aveva un grande amore per la natura, cosa che ha mantenuto fino alla fine. Poi questa sensibilità grandissima, sempre da un punto di vista comunque umanistico, e cioè è un amore per gli animali, un'attenzione, anche quando dice io sono sì una cincia allegra, anche quando dice questo non è animalismo quello che siamo, assolutamente, è tutta un'altra cosa, è diciamo un rapporto di non dominio sulla natura, è un rapporto di fusione con la natura che comprende nella vita un'idea di vita molto naturale, cosa che lei aveva anche negli amori, questo atteggiamento, nei rapporti con gli uomini, che tra l'altro era riservatissima e teneva, il libro lo dice, teneva anche per sé, molto per sé, ha avuto questo rapporto lunghissimo con Leo, questo straordinario ebreo anche lui, lituano, Giovanni era ebreo anche lui, vero? Ebreo lituano, di 15 anni, una lunga storia d'amore anche, quindi le lettere, Lelio Basso lo sottolinea tanto, le lettere a Leo sono lettere soprattutto nei primi anni miste tra amore e rivoluzione, sempre, sempre miste, quindi sono state anche molto censurate per questo. Quindi Gramsci quindi comincia il suo lavoro con lei e trovando molte consonanze. C'è un bel saggio che è anche recente, pubblicato, è il risultato di un seminario dell'International Gramsci Society, un bel saggio di Guido Ligori che si è occupato anche parecchio di Rosa Luxemburg recentemente, si è rieditato anche il libro, la raccolta di saggi che aveva fatto per gli editori riuniti, Lelio Basso lo ha ripubblicato, sì, ma ha pubblicato nel 18 un bel articolo che è un saggio, Luxemburg e Gramsci, convergenze e divergenze di due pensatori rivoluzionari. Ed è un bellissimo saggio che si trova online, chi volesse insomma lo può anche trovare. È stato pubblicato su Critica Marxista. In che cosa consistono queste convergenze? Io provo a tradurre in termini gramsciani quello che è il pensiero, o forse è meglio che prima, no, magari parliamo dopo del saggio sulla rivoluzione russa, se abbiamo tempo rapidamente parliamo del saggio sulla rivoluzione russa e quindi del rapporto con Lenin. Allora, è una grande polemista. E questa è la ragione per cui probabilmente a Gramsci, al giovane Gramsci, piace da morire, perché Gramsci è un polemista, quando d'assalto, quando soprattutto ai tempi dell'Avanti è un grande polemista, quindi brillante, è una pensatrice e non è mai una teorica astratta, nel senso che non elabora un sistema di pensiero coerente, continuo, coerente sì, ma strutturato, è sempre occasionale, parte sempre dalle situazioni concrete, e questo direi che si mescola molto bene con l'atteggiamento di Gramsci, è il secondo punto di vicinanza a Gramsci, perché Gramsci, come dire, la sua filosofia della praxis è proprio la sua declinazione del marxismo personale, diciamo, e non solo personale, parte dalla Briola, ma insomma il fatto che la teoria debba essere sempre l'undicesima tesi su Feuerbach, cambiare il mondo, parte sempre da lì. L'elaborazione teorica, e questo è il secondo motivo secondo me di grande convergenza e di grande interesse di Gramsci nei confronti degli scritti di Rosa, con cui continua a fare i conti nel periodo dell'ordine nuovo, quindi nel biennio rosso, ma anche nei quaderni del carcere.
quaderni del carcere, in particolare con due saggi, uno è stato anche già nominato, Sciopero di massa, continua a fare i conti con questi testi, diventando più rigido, si sente, voglio dire, nei quaderni del carcere che l'atmosfera è cambiata, per cui sì, l'accusa di spontaneismo che poi Guido Liguori dice che è un po' ingenerosa, ed è vero che è ingenerosa, perché non è vero che era una spontaneista, una sessantottina spontaneista, ce l'aveva bene il rapporto col sindacato, è ben stabilito il rapporto con il sindacato, è visto, non è ignorato, però la cosa che è affascinante è che di nuovo la Lega a Gramsci è l'importanza della partecipazione, del coinvolgimento dal basso. Se non c'è questo, non si fa nessun tipo di rivoluzione, perché implacabilmente, inesorabilmente, diventerà una dittatura, un totalitarismo di un numero ristretto di persone nei confronti che opprimeranno le masse, lasciandole fuori dal gioco. E infatti il dramma si era compiuto molto velocemente dopo la rivoluzione russa, e di questo parliamo dopo. Quindi a Gramsci piace moltissimo questa importanza. E anche un'altra cosa, poi c'è una divergenza, nel senso che l'impianto, la formazione di Rosa è economista, perché quando lei ha smesso di fare botanica e si è iscritta a scienze economiche, a economia a Zurigo, quindi la sua ed era una brava economista, e infatti Gramsci rileva nei quaderni del carcere che lei ha un pregiudizio economista, scrive lui, un pregiudizio economista rispetto, e quindi su questo, se volete, il pensiero di Gramsci è ancora più radicale di quello di Rosa Luxemburg. Poi non so, ma ricordiamo anche un'altra cosa curiosa, la chiama sempre Rosa o la Rosa, ma non la chiama mai con il cognome nei quaderni del carcere, non so se per questioni di censura o per questioni di affetto, per dimensione affettiva, perché anche quella, Rosa, la Rosa, non è possibile che non riconoscessero chi era, insomma, leggendo Rosa, la Rosa, in continuazione la evoca come se fosse un'amica, una parente, una presenza vicina, cioè la si sente proprio questa dimensione affettiva. L'altro punto legato importantissimo, diciamo, che viene spesso un po' trascurato, diciamo, nel collegamento, è la conseguenza, la logica conseguenza di questa premessa dell'importanza del coinvolgimento delle masse, perché il coinvolgimento delle masse implica inevitabilmente il discorso della formazione della scuola, della cultura, della nuova cultura proletaria. Perché le masse altrimenti non hanno gli strumenti. Questo è il grande tabù, voglio dire, del periodo, la grande oscurità, il grande buio su quel ventennio di sfida che c'è stato tra Lenin e Bogdanov e la fondazione del Prolet Cult. Non dimentichiamo che il Prolet Cult, fondato prima della rivoluzione d'ottobre, l'Istituto per la Cultura Proletaria, Gramsci nel 21, prima della scissione di Livorno, fonda il Prolet Cult, l'Istituto di Cultura Proletaria a Torino. E giustamente bisogna essere anche abbastanza ciechi per non vedere che il tema della cultura proletaria in Gramsci è continuo dall'inizio fino alla fine dei quaderni. E questo è un cardine importantissimo. Guardate se non vanno sempre e subito a colpire la scuola, le riforme e le deforme, anche adesso. Rosa Luxemburg aveva contatti con Bogdano, vi ho trovato anche una lettera del 1909 di Rosa Luxemburg, che è l'anno della rottura tra Lenin e Rosa. Rosa doveva pubblicare una traduzione russa di un suo libro di economia, e scrive a Bogdanov chiedendogli siccome mi sarebbe impossibile pubblicarlo con la casa editrice del partito, Snanie, ti chiedo l'indirizzo di introdurmi al tuo editore, tra virgolette, borghese, ti chiedo di farlo tu, perché non vorrei che si pensasse che è in concorrenza con il tuo, perché aveva scritto un compendio di economia molto politica, molto importante, alla fine ancora dell'Ottocento, Bogdanov, che era stato tradotto in centinaia di migliaia, pubblicato in centinaia di migliaia di copie, perché era un testo che era piaciuto anche a Lenin, e che diciamo.
Nel 1909 lei chiede, gli chiede quindi di intervenire presso, di facilitare questa cosa. Il 1909, teniamo presente, è l'anno della scuola di Capri, fatta da Bogdanov con Gorky Lunacharsky. Rosa Luxemburg viene invitata. C'è una lettera di risposta in cui Rosa Luxemburg dice che non andrà a Capri, come dire, che ci andrebbe volentieri, ma non ci va per non peggiorare, per non acutizzare lo scontro con Lenin. Voi sapete che poi Lenin, c'è la famosa sequenza fotografica, ha fatto la partita a scacchi, no? Con Bogdanov, c'è quella famosa sequenza. Quindi questo è un altro tema molto importante che Rosa ha presente, diciamo. C'è un bogdanovismo, lo chiamo io, non lo so, insomma, comunque un discorso sulla cultura proletaria che è stato lungamente ignorato negli studi. In particolare negli studi italiani. È venuto di Bogdanov, non si è parlato più per 50 anni in Russia, da Stalin fino all'apertura degli archivi, però poi gli studi sono stati fatti anche nell'enciclopedia del marxismo, c'è un lungo saggio di Jutta Scherrer, sì, c'è un lungo saggio, 60 pagine, non si capisce perché non ha avuto corso, nemmeno in questo libricino c'è il nome di Bogdanov, 20 anni di scontri, e con un grandissimo teorico, filosofo, in confronto da un punto di vista, diciamo, di teoria, Lenin col suo empiriocriticismo, materialismo empiriocriticismo è mediocrissimo, insomma è da ridere la risposta rispetto alla grandezza del pensiero. Quindi anche queste sono piccole cose, tracce, diciamo, da portare alla luce per far vedere, diciamo, un pensiero diverso. Sono le 7. Io avevo in mente, non so se lo scontro con Lenin, ve lo dico in due parole, nel 18 in prigione, perché lei durante la guerra mondiale è stata agli arresti giudiziari tutto il tempo senza processo perché era una pacifista e aveva lottato contro, quindi vi ha passati quasi tutti in prigione. Nel 18, nel novembre, lei scrisse da settembre a novembre un lunghissimo saggio sulla rivoluzione russa che tutti penso, che certamente Giovanni conosce, no? E anche i due Roberti, io penso che lo conoscete. In questo saggio c'è una critica spietatissima a un anno dalla rivoluzione dei meccanismi messi in atto, che sono ultracentralismo della libertà, la famosa frase viene fuori da là, la libertà è sempre la libertà di dissentire. L'ultracentralismo, dice, una dozzina di burocrati, la burocratizzazione in corso accesissima, l'esclusione e l'espropriazione di qualsiasi voce in capitolo da parte dei soviet. La rivoluzione era stata lanciata, come era stata sciolta anche l'assemblea costituente, tutto il potere ai soviet, questo era il grido. I soviet erano morti, il terrorismo, altra accusa che viene fatta, tu tieni il potere con il terrorismo. L'altro è stato già accennato ed è l'autodeterminazione che lei critica, lei che è polacca poi, che la Polonia poveraccia era divisa in tre parti, lei dice che poi questa cosa porterà allo sfascio della Russia, e questa è l'altra critica, e poi sì, l'ultracentralismo, lo scioglimento del Parlamento l'ho già detto, no? C'era un'altra cosa, una terza cosa. Perché questa è importante per la sua idea. Sì, certo, è certo. La sua idea di democrazia parlamentare, cioè lei diceva che i soviet e esatto, il Parlamento devono andare insieme. Quindi niente, questi sì, punti. Sì, hai ragione. E in particolare esplicitamente, voglio dire, l'accusa di terrorismo. Dice non potrà che essere tenuto il potere con il terrorismo. Quindi noi dobbiamo sapere che la CK, che era stata inaugurata, io credo, 2 o 3 mesi dopo la rivoluzione, data in mano a Dersinsky, che era stato un compagno di lotta di Rosa Luxemburg, la CK era già in atto nei primi, quindi nei primissimi tempi dopo la rivoluzione, il terrore. Quindi lo stalinismo, in maniera rozza e brutale e terribile, però il solco è già segnato prima. Se andate a leggere un altro, che è la piattaforma dell'opposizione operaia della Kollontai, pubblicata nel 21, praticamente i punti sono questi, gli stessi, cioè a nome dei consigli di fabbrica dei soviet, della democrazia operaia, lei accusa nomi e cognomi
tu hai fatto questo, tu hai fatto questo, avete espropriato, come potete pensare che poi le cose possano funzionare? Avete riassunto gli specialisti sotto forma di specialisti a dirigere le fabbriche, i borghesi di prima. E quando gli operai, se solo mandati a scuola, certamente sanno far funzionare meglio la fabbrica di quanto non fanno gli specialisti. Quindi questi sono i punti, diciamo, centrali, importanti. È interessante che le donne, da questo punto di vista, proletarie anche dei proletari, perché anche tra i proletari, no, non so se proletarie alla seconda, diciamo, proletarie anche dei proletari stessi, dentro le famiglie dei proletari, è importante sapere che queste donne rivoluzionarie, e la Luxemburg è la più smagliante di tutti da questo punto di vista, ce l'ha chiarissima la cosa, che la lotta si deve fare proprio coltivando anche, Giovanni prima l'ha detto, una donna nuova, un uomo nuovo, una donna, chi l'ha detto? L'ha detto Roberto, una donna nuova, un uomo nuovo. Chi l'ha detto di voi? Non me lo ricordo. Io, sì. Hai detto tu. Cioè, come dire, che bisognava, era proprio un nuovo tipo di umanità, quello che era un lavoro durissimo, difficilissimo, complessissimo, perché naturalmente poi c'era la carestia, il gelo, la guerra, cioè mille. Ci sarebbero tante altre cose da dire. Nel libricino, se volete, c'è una parte da leggere che forse per chi ci ascolta può essere anche molto carina, e altrimenti ci sentiamo se c'è qualche altra cosa. Allora, io vi ringrazio moltissimo. Come vedete, i temi richiederebbero una discussione ad oltranza, ma insomma è una delle cose che rende Rosa Luxemburg così viva, nonostante il fatto che appunto abbia subito una morte anche così dura. Insomma, se voi siete d'accordo, io mi prenderei la libertà di leggerlo io una pagina, che è quella finale, peraltro, sì. In cui il libro si chiude con una lettera che Rosa Luxemburg manda dal carcere alla moglie di Liebknecht, cioè Sophie. È molto bello. Perché mi pare che riassuma molte delle cose che avete detto voi. E lei dice: ah, Sonizia, ho vissuto un dolore pungente. Nel cortile, dove passeggio, passano carri militari pieni di sacchi o vecchie giacche o camicie di soldati, spesso con macchie di sangue. Vengono scaricati qui, distribuiti tra le celle, rammendati, caricati e restituiti ai militari. L'altro giorno è arrivato uno di questi carri. Non era trainato da cavalli, ma da bufali. È stata la prima volta che vedevo questi animali da vicino. Sono più forti e più piazzati dei nostri bovini. Hanno teste appiattite e corna ricurve. Le teste assomigliano più a quelle delle nostre pecore, completamente neri, con occhi neri e mansueti. Vengono dalla Romania. Sono trofei di guerra. I soldati che portavano questi carri raccontavano che è difficilissimo catturare questi animali e ancora più difficile addestrarli, loro che vivevano in libertà, a trainare un carro. Venivano picchiati terribilmente perché capissero di aver perso la guerra e che per loro valeva il detto guai ai vinti. Pare che solo a Breslavia vi siano circa 100 di questi animali ed inoltre loro, abituati ai rigogliosi pascoli rumeni, qui ricevono un mangime misero e povero. Vengono sfruttati senza riguardo, devono tirare ogni sorta di carro e soccombono rapidamente. Insomma, qualche giorno fa è arrivato un carro pieno di sacchi. Il carico era così alto che i bufali non riuscirono a tirarlo oltre la soglia del portone d'ingresso nel cortile. Il soldato che li accompagnava, un tipo brutale e vigliacco, cominciò a picchiare gli animali con la parte larga della frusta, in maniera talmente violenta che la donna che stava di guardia gli chiese indignata se non avesse pietà per quegli animali. Nemmeno con noi esseri umani qualcuno ha pietà, disse con un ghigno cattivo picchiando ancora più forte. Alla fine gli animali dietro uno strappo e riuscirono a superare il dislivello, ma uno sanguinava. La pelle del bufalo, che è nota per essere spessa e resistente, si era spaccata. Dopo, mentre il carro veniva scaricato, gli animali stavano fermi, erano esausti e uno, quello che sanguinava, aveva l'espressione e gli occhi neri e mansueti di un bambino che piange. Era proprio l'espressione di un bimbo che è stato punito duramente non sa perché, come mai, non sa come sfuggire a quel supplizio o alla forza brutta. Io stavo lì davanti, l'animale mi guardava, le lacrime mi solcavano il viso, erano le sue lacrime, ed è impossibile singhiozzare di più per il fratello più caro di quanto io singhiozzassi impotente di fronte a quella pena silenziosa.
quei pascoli rigogliosi e liberi della Romania erano tanto lontani e persi per sempre. Da quelle parti erano diversi il sole e il vento, erano diversi il canto degli uccelli e le grida melodiose dei pastori. E qui, in questa città sconosciuta e brutta, la stalla cupa, il fieno muffito e disgustoso mischiato a paglia marcia, le persone sconosciute e terribili, e poi le botte, il sangue che scorre da una ferita fresca. Oh, povero bufalo mio, povero fratello mio amato, siamo qui entrambi, impotenti e muti, uniti nel dolore, nell'impotenza e nella nostalgia. Nel frattempo i prigionieri si davano da fare attorno al carro, scaricavano i sacchi pesanti e li portavano nell'edificio. Ma il soldato metteva le mani nelle tasche dei pantaloni, passeggiava per il cortile a grandi passi e fischiettava una canzonaccia. E così mi passò davanti tutta la meravigliosa guerra. Beh, io ho pensato di leggerlo perché mi pareva un passo che racchiudeva un po' le cose che voi avete detto. La guerra, la natura, gli animali, la sensibilità e la sensibilità capace di leggere le ingiustizie e di avere voglia di libertà e di amore. Vi ringrazio tutti quanti, grazie a Left, grazie a Transform, a Giovanni, Roberto, Noemi e a chi ci ha seguito e a chi ci ascolterà, perché questo nostro incontro rimarrà a disposizione sui siti di Transform e di Left, e il libro rimarrà in edicola ancora per diverse settimane e potete comprarlo in edicola o anche ordinarlo direttamente da Left. Grazie, buonasera. Grazie a voi, grazie. Grazie, arrivederci. Ciao.